Tutta la Bibbia è una rivelazione della gloria di Dio in Cristo. Se il suo messaggio viene accettato, creduto e seguito, è il mezzo più potente per la trasformazione del carattere. È la forza che stimola, costringe, vivifica le facoltà fisiche, mentali e spirituali e guida la nostra vita nella giusta direzione. Con queste parole, l'autrice evidenzia l'obiettivo della conoscenza e di benefici e la bellezza della ricerca. Ecco alcuni spunti di questo nuovo capitolo. Perché giovani e meno giovani cadono in errori che compromettono la loro salute fisica, psichica, sociale e spirituale? L'autrice risponde: perché non studiano le scritture e non le meditano come dovrebbero. Non basta avere una grande forza, bisogna usarla per il bene. Non basta avere grandi conoscenze, bisogna avere le giuste conoscenze. Sarà utile trasmettere la conoscenza non appena l'età della ragione c'è nei nostri ragazzi e ragazze. È fondamentale che conoscano i principi e familiarizzarsi con la vita di Cristo. Apprendere del loro creatore che li ama e che offre loro indicazioni per una vita sana e felice che vale la pena seguire affettuosamente, perché quelle indicazioni sono espressioni di amore e cura nei nostri confronti. Se vogliamo godere il benessere e la salute, dobbiamo fare della parola di Dio il nutrimento della mente e dello spirito e fare della croce di Cristo la scienza di ogni forma di educazione, il centro di ogni insegnamento e studio. La Bibbia deve essere presente nell'esperienza quotidiana e nella vita pratica. In questo modo i giovani e meno giovani giungeranno a conoscere Dio per esperienza personale, così sapranno che Dio è buono e che le sue promesse sono vere. Potranno dire come Giovanni, il discepolo amato, che da giovanissimo ha conosciuto Gesù: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Così ognuno, tramite l'esperienza personale, può confermare che Dio è veritiero e può dire: avevo bisogno di aiuto e l'ho trovato in Cristo. Ogni mia esigenza è stata soddisfatta. Ogni desiderio del mio spirito ha pagato. La Bibbia è per me la rivelazione di Cristo. Credo in Gesù, che è il mio Salvatore. Credo nella Bibbia perché ho sperimentato che è la voce di Dio che mi parla. Afferma l'autrice: chi ha conosciuto per esperienza personale Dio e la sua parola è pronto per intraprendere lo studio della natura. Cioè, una volta che hai definito la tua identità insieme al Creatore, puoi iniziare ogni altra ricerca in qualsiasi ambito tu voglia. Dice ancora: chi conosce Dio e la sua parola per esperienza personale non valuta la Bibbia secondo le filosofie scientifiche degli uomini. Traduco: quando incontrerà delle affermazioni che la scienza, la teologia fa in contraddizione con le sacre scritture, lui sa che la vera scienza non può smentire gli insegnamenti della parola, perché hanno lo stesso autore. Quindi, fiducioso, darà tempo agli uomini, alla scienza che è molto recente, di confermare il dato biblico. Il libro della natura e la parola scritta si chiariscono a vicenda. L'autrice, attraverso
citazioni del salmista e la storia di Daniele, si soffermerà nella seconda parte del capitolo sui benefici di coloro che hanno sperimentato questa modalità, cioè quale? Prima conosco Dio e la sua parola e attraverso questa educazione vivono e analizzano il mondo. Davide dice: Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. La rivelazione delle tue parole mi illumina, rende intelligenti i semplici. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi perché ho osservato i tuoi precetti. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente. L'anima che vive in un'atmosfera pura di santi pensieri è trasformata dalla comunione con Dio nello studio della sua parola. La verità è così ampia, così profonda, di così vasta portata che si finisce per perdere di vista se stessi. Il cuore si addolcisce, si sottomette all'umiltà, alla cortesia e all'amore. Se come Daniele ascoltiamo e mettiamo in pratica la parola di Dio, potremmo fare progressi in tutti i campi della conoscenza umana. Il nostro spirito non solo sarà puro, ma anche forte. Ognuna delle nostre facoltà intellettuali sarà rafforzata. Potremo educarci e disciplinarci per rappresentare un esempio di quello che può essere un uomo e di quello che può realizzare quando è in comunione con il Dio della sapienza e della potenza. Prego che tu e Dio possiamo avere l'umiltà di leggere la realtà attraverso i giusti strumenti. E che avremo l'umiltà e la pazienza di contemplarla e completarla nel suo regno, nell'eternità, accanto al grande medico Gesù. Buona ricerca con Dio e a domani.